Teatro da Fortuna. I filmmaker di mezzo mondo conoscono Fano per un festival che da 28 anni rappresenta un palcoscenico. Il Fano Film Festival rappresenta il connubio tra la pura essenza dell'arte e il mecenatismo individuale del suo inventore, creatore e deus ex machina, Fiorangelo Pucci. Un festival dallo sguardo libero e resistente alle strette economiche, sì, perché al Fano Film Festival tutti ci vogliono partecipare, ma non si vince nulla. Solo prestigio, solo il poter esserci stati, il poter essere stati tra quel manipolo di 50 finalisti che si sono fatti spazio nella mente e nel cuore della giuria tra le migliaia e migliaia di corti che ogni anno affogano la casa del suo patron. Anche quest'anno chiaramente sono arrivati, no, film da tutto il mondo, 94 nazioni hanno partecipato, oltre 1000 i film che sono arrivati alla direzione, insomma, ecco, ci siamo andati da fare a vedere ovviamente nei mesi più improbi per vedere queste cose, vale a dire luglio-agosto, francamente la scadenza del 1° settembre, però ecco, abbiamo scoperto anche quest'anno delle cose importanti, importantissime, perché uno dei scopi principali di questo festival è anche scoprire autori, attori, emergenti, ma proprio alle prime armi, e poi diventano grandi, diventano famosi. Ogni edizione ha il suo carattere, la sua particolarità, e l'edizione di quest'anno non è certo da meno, un'edizione che si apre alla città. Abbiamo aggiunto un giorno, una giornata, e abbiamo aperto anche le sale pubbliche, non più soltanto al Teatro della Fortuna, Sala Verdi, ma abbiamo aggiunto il cinema Politeama e il cinema Malatesta. Grazie chiaramente a chi ha capito, sono sale ovviamente ad ingresso libero. Ma alla fine qualcuno vince. Vince quella minuscola targhetta da poche decine di euro, dallo scarso valore economico, ma che trasuda arte, maestria e magia delle immagini. Uno di Campobasso, Senza distanza, con una magnifica attrice, e poi c'è un fanese che fa lungometraggi, ma non li fa a Bellocchio a Fano, anche se abita a Bellocchio, si chiama Luca Spavetto, ecco, ma li fa in America. Per quanto riguarda il corto invece, una bellissima bugia di Luigi Santoni, primo premio assoluto, una gioia immensa per loro, una gioia immensa ancor più per me.